Festival del giornalismo, il futuro dell'università nel mercato globale delle idee, internazionalizzazione e nuovi concorrenti. Il titolo del seminario è stato moderato da Gianni Riotta, che si è svolto presso l'Università per Stranieri di Perugia. C'era Elena Ballarani per noi. Discutere di università e formazione avendo come riferimento un orizzonte internazionale. È stata questa la base della conferenza stampa su il futuro delle università nel mercato globale delle idee, internazionalizzazione e nuovi competitors, svoltosi presso la Stranieri di Perugia nell'ambito del Festival Internazionale del Giornalismo. In uno scenario economico e politico in continuo mutamento, oggi più che mai l'internazionalizzazione diventa una carta fondamentale per competere nel mercato globale. Sia per le aziende sia per le università che formano gli uomini di domani. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nel 2011 risultavano iscritti nelle università italiane 57.447 studenti stranieri, numero decisamente inferiore rispetto alla popolazione studentesca di quello fatto registrare da altri paesi simili al nostro per struttura sociale ed economica. Dall'altra parte il numero degli studenti italiani all'estero è quasi uguale a quello degli stranieri in Italia e questa è un'anomalia per un paese avanzato come il nostro. Quali sono gli strumenti che le università italiane possono mettere in campo per suscitare una maggiore attrazione di studenti internazionali? Uno strumento che consenta di fare sistematicamente un'identificazione delle ragioni per le quali gli studenti internazionali scelgono un determinato paese, città e università, e di comparare i diversi paesi, università e città su questi fattori, in maniera da sapere con maggiore precisione dove allocare risorse che sono comunque scarse per creare un vantaggio competitivo e attrarre più studenti internazionali. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. A seguire, sempre nell'ambito di questa iniziativa, sono stati forniti alcuni dati relativi proprio al posizionamento dei diversi atenei italiani in campo internazionale. E sentite un po' che cosa è emerso. Ci sono la Bocconi di Milano e le due università per stranieri di Perugia e Siena, i primi tre posti della classifica degli Atenei sulla internazionalizzazione stilata dalla società di ricerca Vision e presentata nell'ambito di un convegno sul futuro delle università nel mercato globale delle idee, internazionalizzazione e nuovi competitors, organizzato dall'Università per stranieri di Perugia in occasione del Festival Internazionale del Giornalismo. La graduatoria tiene conto di diversi parametri, il numero di studenti stranieri sul totale degli iscritti, gli studenti dell'Ateneo che fanno un'esperienza di studio all'estero, quelli stranieri in transito per i programmi di studio, i docenti che trascorrono un periodo fuori dai confini e il numero di studenti provenienti da quattro paesi emergenti come Cina, India, Brasile e Russia, ma anche la varietà di nazionalità rappresentate e il tasso di crescita degli studenti stranieri iscritti. Subito dopo le prime tre, il Politecnico di Torino, l'Università Carlo Cattaneo e l'Università di Bolzano. L'internazionalizzazione di cui noi siamo uno dei, dei pilastri in Italia è un imperativo istituzionale ormai, quindi sarà necessario veramente ampliare per tutte le università, non solo il mercato degli studenti ma anche la mentalità e diventare veramente dei centri di produzione di pensiero e di idee e di creatività adeguati a un mondo globale.